a Luis Corelli perché ci ha raccontato una storia agghiacciante, sia la questione della Turchia sia la questione dell'Irlanda sono state portate con un'evidenza di numeri, di dati veramente pazzesca. Ogni caso è un caso a sé, però evidentemente ci sono degli elementi di grande comunanza, come diceva giustamente Luisa, si sono anche vinte tante battaglie, ma mi sembra che il paradigma della guerra, cioè la guerra, è una guerra. Abbiamo visto la demonizzazione del sistema pubblico e degli operatori pubblici in Irlanda, abbiamo visto lo smantellamento del sistema pubblico e anche la persecuzione di decine di migliaia di operatori che vogliono difendere il concetto della dignità del loro lavoro e che si rifiutano di operare in un paese che non rispetta i diritti umani e che persegue obiettivi bellici, persegue obiettivi di guerra. E abbiamo appunto sentito che questa metafora della guerra non è tanto una metafora, è effettivamente quello che ci circonda. Jean prima ha citato una cosa sulla quale siamo passati molto velocemente, ma che vorrei tornare a evidenziare, ed è anche questo un modello che caratterizza tutte le storie che abbiamo sentito, quello del partenariato pubblico-privato. Questa idea della partnership pubblico-privata per cui non si può più fare nulla se non c'è un attore privato che entra dentro questo mondo della salute e lo trasforma e lo deforma. Quindi questo teniamolo a bada perché sia a livello nazionale che a livello internazionale, intorno agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, uno degli obiettivi è questa global partnership in cui si istituzionalizza sempre di più la presenza degli attori multinazionali privati dentro la definizione degli obiettivi, diciamo, dello sviluppo. Quindi sono questioni enormi ed è una battaglia che non si prevede breve, è una battaglia che sarà molto molto lunga. Però diceva ancora Jean che la salute è un terreno di coalizione, è un terreno di convergenza, è un terreno dove possono trovarsi accomunati da un fine comune gli operatori sanitari, i medici, l'università, gli studenti, i pazienti, gli studiosi e forse anche un gruppo crescente di economisti che comunque ci sono e che vedono che questo sistema non funziona. È chiaro dalle storie che abbiamo sentito in Irlanda, in Turchia, in Francia, in Belgio, in Italia anche questa mattina, che abbiamo perso molto, abbiamo perso tempo, abbiamo perso cultura politica, abbiamo perso la visione, abbiamo anche perso vite evidentemente sacrificate a questo modello. Però forse non abbiamo perso ancora tutto, ma se andiamo avanti così perderemo tutto. Quindi questa battaglia per la salute deve essere veramente la battaglia che vogliamo portare avanti, forse anche per la costruzione di una Europa nuova, l'Europa che serve, l'Europa che non sia più quella delle banche, ma non sia quella dell'austerity, ma sia quella dei diritti. Abbiamo fatto la globalizzazione dell'economia, adesso dobbiamo veramente costruire la globalizzazione dei diritti, altrimenti non abbiamo chance. E mi piace finire con questo piccolo dettaglio che portava dei 15 minuti che portava Luisa, no? I 15 minuti, bene, i 15 minuti sono quello che la Bocconi sta portando in tutta Italia, negli ospedali, nelle diverse realtà sanitarie di tutto il paese. In questo momento Roma è sotto attacco con i professori della Bocconi che stanno educando i nostri operatori sanitari al fatto che soltanto 15 minuti si deve dedicare al paziente. C'è un minutaggio che deve essere dedicato nell'ottica di questo rapporto costo-beneficio che è esattamente l'uccisione del diritto alla salute, ma è anche l'uccisione di qualunque diritto, perché guardate, e chiudo, la salute è terreno di sperimentazione. Se in politica si riesce a fare qualche cosa nell'ambito della salute, poi state sicuri che se passa lì
funziona anche in altri ambiti. Lo abbiamo visto probabilmente in Italia con la vicenda dei vaccini, che non ha niente a che fare con l'utilità dei vaccini, ma ha a che fare con un modello di governo e di controllo sociale. Quindi stiamoci attenti e insisto, occasioni come queste sono preziose per sollecitarci e per risvegliare le nostre coscienze. I modelli che Jean e Yves ci hanno raccontato sono forme di mobilitazione a livello europeo alla quale dobbiamo agganciarci. In Italia siamo abbastanza in ritardo su questo e invece dobbiamo muoverci. Dobbiamo anche poi muoverci a Ginevra, perché dentro le Nazioni Unite non oso immaginare un'agenzia più conservativa, retriva e indifferente a queste spinte, quale è l'Organizzazione Mondiale della Salute, che ormai ha abdicato al proprio ruolo e ha affidato ai privati una sorta di, come dire, di surrogato di assistenza finanziaria che neanche gli arrivano. Però diceva bene Luise prima, ricordiamocelo sempre, sono i governi che avvallano queste politiche, sono i governi che ci hanno portato fino a questo punto, sono i governi che cedono la palla ai privati, quindi c'è la responsabilità pubblica che noi dobbiamo chiamare in causa prima ancora che demonizzare gli attori privati. Fanno quello che i governi autorizzano loro a fare. Grazie.